Ragazzi, benvenuti e bentornati su Scemi 2. Come da tradizione, nell'ultimo episodio l'introduzione la faccio con la webcam. Ebbene sì ragazzi, finalmente abbiamo finito Scemi 2. Ed è stato un viaggio incredibile, ricco di emozioni e di un gameplay veramente fantastico. Intendo il gioco, non il mio. E veramente Shenmue 2 è stato ed è un capolavoro incredibile. E non mi aspettavo che Shenmue 2 fosse ancora meglio del primo. Cioè, mi ero reso conto di star giocando il seguito di Shenmue, ma cavolo, sì, è bello, è bellissimo Shenmue 2. Sono un po' preoccupato per Shenmue 3, ma di ciò ne parleremo e ne discuteremo quando arriverà il momento di portare Shenmue 3. Ma di questo ne riparleremo a fine video, ragazzi, non vi preoccupate. Ora, in realtà non doveva finire con il 14esimo video, ma con il 15esimo. Il problema è che il 15esimo video, che doveva essere l'ultimo, dura una mezz'ora. Quindi ho detto, uniamo le due parti e facciamo un finale degno di Shenmue 2. Quindi ragazzi, io vi ho fatto quest'intro come da tradizione, un po' più particolare, un po' più vicina a voi, nonostante io sia soltanto su uno schermo. E noi ci vediamo appunto adesso nel gameplay di Shenmue, ragazzi. È stato per me un piacere e un onore fornirvi i sottotitoli per fruire al meglio di questa serie, nonostante io non sia un traduttore o un adattatore, quindi ho fatto un lavoro sicuramente di merda, però veramente è stato un piacere divulgare Shenmue 2 in questo modo qui. Tra l'altro, se vedete ancora le decorazioni natalizie, è perché ho finito Shenmue 2 il 21 dicembre. Tra l'altro, bellissima data, 21-12-2021, quindi 21-12-21. Solo Shenmue 2 poteva regalarci veramente queste emozioni e queste coincidenze così. Ma vi starò stufando con questa introduzione, quindi vi lascio al video e al finale di Shenmue 2, ragazzi. Godetevi questo finale stupendo e il video, che spero vi piaccia. A dopo, ragazzi. Ragazzi, benvenuti e bentornati su Shenmue 2. Allora, ci eravamo lasciati l'altra volta con un episodio veramente entusiasmante. Nani? Continuiamo a parlare con Shenmue. Konnani yamamichi wa aruku no wa zuibun hisashiburi da. So, ryou no sodatta tokoro ni wa donna yama ga aru no? Yama ka. Nihon ni wa 富士山という綺麗な山がある。日本。寮の国。ああ。きっと遠いんでしょうね。海の向こうだからな。海か。見てみたい。シェンファーは海を見たことがないのか?うん。ケイリンから外へ出たことは?うん。一度も。出たいと思ったことは?思わない。だって森に行けば花や動物たちがいろんなことを話してくれる。 え? 花や動物が? そうよ。一体どうやって?うまく言えない。でも同じ森に暮らす者はきっと心が通じ合っている。心が通じ合うか。うん。シェンファー。 何? 風のことなんだけど。 え? 風? ああ。 シェンファーは風の向きで雨が分かったんだろ? ああ、 そう。 風の向きや湿り気で天気は分かる。 じゃあ、昨日森でシェンファーが言ったのは? あの時は湿った西からの風を感じた雨雲が近づいている兆し。 そんなことが分かるのか? 風だけじゃない。 雲を見ても天気は分かる。 雲? ええ。 空にもやがかかったような
おぼろ雲は雨を呼ぶ雲、小さく連なったイワシ雲は晴れの知らせ。そうか、雲が。量も気をつけて空を見上げていれば天気を知ることができる。俺にも？うん、空にはたくさんの印がある。よく見ていて。ああ、わかった。どうしたの、リョウ？あ、いや。ハッカソンはこっちよ。早く行きましょう。ああ、シェンファー。何？山を下ってるようだけど、ハッカソンには近づいてるのか？ええ、そうよ。そうか、この山道さえ抜ければたどり着けそうだな。うん、あと一つ山を越えれば。そうか、まだ山が続くのか。ええ、もう疲れた？いや、大丈夫だ。うん、もう山道には慣れたでしょ。そうだな、だいぶ楽に歩けるようになったな。うん、よかった。でも山は上りよりも下りの方が歩くのが難しい。足元に気をつけて。わかった。昨日の雨でまだぬかるんでいるところもあるわ。ああ、気をつけるよ。 OK ragazzi, questi dialoghi sono bellissimi e cerco di farli tutti per farveli sentire e per sentirli anch'io, perché è molto bello vedere come appunto Shenhua sia legata alla sua realtà. ここを通るのは無理だな。多分昨日の大雨のせいで。他に道はあるのか？わからない。そういえば前に父が別の道があるって言ってた。別の道？来る途中に分かれ道があった。あの道か。もしかするとあの道が。よし、行ってみよう。うん。Dicevo appunto, è legato molto alla sua realtà un po' chiusa, no? Queste campagne. Ed è molto bello vedere appunto come due persone differenti si approccino tra di loro. Ryo, che è un diciottenne che comunque vive in Giappone, e Shenhua che vive in Cina, in un paese montano. Credo si dica, penso si dica così. Ed è interessante vedere appunto come lei non abbia mai visto il mare, non sapeva nemmeno cosa fosse il Giappone o dove fosse. Quindi è molto molto bello. Allora, adesso noi dobbiamo andare dall'altra direzione, a quanto pare, perché lì è crollato. C'è stata una frana, un cedimento. この道がそうなのか？そうかもしれない。よくわからない。どっちにしてもこの道を行くしかないな。うん。行こう、シェンファー。Adesso siamo noi che accompagniamo Shenhua praticamente. Beh, probabilmente questo percorso secondario sarà un po' pericoloso, credo. L'altro ragazzi, bellissimo. Mi ripeterò in queste puntate, ma Shenhua mi sta seguendo? Ok.
Ho paura a commentare in queste parti perché poi a una certa cominciano delle cutscene all'improvviso e mi deve interrompere, quindi... Ecco, qui c'è un bivio, per esempio, e mo'? Mettiamo un segnalino. Ah, seguiamo la natura, dai. Che sembra indicarci questo sentiero qui. Altro, queste non so se sono sassi, cioè dei massi particolarmente grandi, o se effettivamente sono quel minerale particolare per fare per quello con cui è fatto lo specchio. Ma non credo, perché mi sembrano delle rocce con del muschio sopra. Però queste sono tipo un po' più particolari. C'è uno stagno. E un altro bivio. Dobbiamo andare di qua. Seguiamo i segni della natura. Tra l'altro, ragazzi, Shenmue 2 me lo dovrò rigiocare come ho fatto col primo. Me lo dovrò rigiocare con calma, perché ci sono un sacco di cose che non abbiamo esplorato e che probabilmente abbiamo perso. Perché è immenso questo gioco, veramente, ragazzi. Come poi anche per il primo non abbiamo visto tutto, tutto, tutto. E infatti poi me ne sono accorto perché l'ho rigiocato il primo. Continuiamo di qua. Non credo che ve le taglierò queste parti, ragazzi, perché comunque sono posti che non abbiamo esplorato e poi è particolarmente suggestivo tutto ciò. そう。ああ。苔の生えてる石には気をつけて、滑りやすくなってるから。だけどこれぐらいの浅さなら。ううん。川の流れは見た目以上に力がある。滑れば浅いところでも足をくじくことがあるわ。分かった。気をつける。私が先に行く。 こっち。 行きましょう。 日が暮れないうちに。 そうだな。 ハッカソン。 亮、 この道でよかったんだ。 ああ。 このまま行けばいいんだな。 うん。 よし、行こう。
Ok, abbiamo quanto pare seguito la strada giusta. Il nostro istinto ci ha premiato. Ed è curioso poi capire pure se avessimo fatto altri percorsi cosa sarebbe successo. Questo paesaggio comunque, ragazzi, lo starò dicendo 850 volte in questo video, ma è stupendo. Veramente molto molto bello, bellissimo. Non so cos'altro dire, ragazzi. E pensare che tutto questo girava su Dreamcast. Cioè io penso che Shenmue su PlayStation 2 non sarebbe mai girato. Avrebbero dovuto tagliare un bel po' di contenuti. A livello tecnico intendo, ragazzi, eh. Poi vabbè. Mi sono espresso più volte sul Dreamcast e sapete quanto io sia affezionato a quella console, nonostante non l'abbia mai posseduta purtroppo, che spero di recuperare tra l'altro. E magari in futuro, cioè no, magari, in realtà in futuro sì, ci sarà sicuramente un video dedicato al Dreamcast. Prima però di fare il video volevo metterci le mani sopra, ecco. In modo da fare un video fatto per bene, facendovelo anche vedere, facendovelo anche vedere il Dreamcast. Allora. Mata kawada. Yo, soko o watarimasho. Ah. Kawa no ishi o wataru toki wa karada ga yurenai yo. 静かに足を出すと渡れるわ。柔術の足さばきと一緒だな。柔術って？日本の武術だ。俺は親父から習った。足は引く気につけ、鳥が水面を滑るが如し。そう教わった。シェンファーはそれが自然に身についているのか。要はどんな時でも武術が頭にあるのね。いや、そういうわけじゃ。私が先に行く。 気をつけて。 よかった。無事に渡れて。 ああ。 行きましょう。ハッカソンはまだ先よ。 わかった。 Ok, e si cammina ancora. È una vera e propria scampagnata alla fine, un vero e proprio cammino verso sto villaggio, ce l'avevano detto. Tanto, cioè, guardate quanto è bello il fatto che ci siano i raggi del sole che filtrano tra le foglie degli alberi. Veramente molto molto bello. Ah, posso anche vabbè, non mi va di correre, ragazzi. Voglio godermi un po' il paesaggio. Dato che comunque siamo stati abituati a dei paesaggi molto più urbani. Allora, qui siamo di nuovo a un bivio. E tra l'altro vedo dei puntini bianchi. Quindi forse un percorso che abbiamo già fatto. Io seguo la natura, ci sono i fiori rossi a sinistra, quindi andiamo a sinistra. Ok, anche se ho la vaga sensazione che stiamo andando in un percorso già che abbiamo già visitato, non lo so. Che abbiamo già percorso. Un percorso che abbiamo già percorso. Intelligente, Lorenzo. Perdonatemi, ragazzi. Mamma mia, qui che è successo?
Ah beh, probabilmente siamo dall'altra parte del coso. Della parte che era crollata. Ecco perché c'è il percorso che abbiamo già fatto. Qui ci sono delle farfalle. Ho visto anche un video su YouTube di un ragazzo che è andato a visitare questi posti di scemi, no? È andato a Yokosuka, è andato a Hong Kong, è andato qui, Guilin, no, come si chiama, non mi ricordo. Ed è incredibile come posto, è bellissimo. Poi in Cina ci sono queste montagne particolari che sono pure presentate pure su Dragon Ball, per esempio. Sono molto molto belle. Ah, qui c'è un altro bivio. Probabilmente se avessimo preso un'altra strada saremmo arrivati comunque qui, quindi credo che possiamo continuare. Poi non ho idea se stia andando. Se sto andando bene o meno, perché è molto labirintica la foresta. Cioè, immaginatevi Rio se fosse stato solo ad affrontare questo viaggio, questa escursione. Oh, è lì? どうしたんだ元の道に戻れた本当かうんこの土地神様が目印なのさっきの崖崩れはこっちそして八笠山はこっちそうかここから先はいつも通っている道もう大丈夫あとは私についてきてああ任せる これで一安心だな。 Perfetto, siamo andati bene allora. Senfa. Nani? Yo. Senfa wa itsumo kono michi o totteru nda yo na. Un. Senfa wa itsumo nan no tame ni kono michi o? Rōkaizan no funatsukiba ni iku. Funatsukiba ni wa nani o shi ni? Mura de te ni hairanai mono o kai ni iku. Donna mono? Mura de wa tetsu ga kichō na no. Nabe ya 包丁それに父が仕事で使う道具も鉄か。いつも大切に使ってるけど、もし壊れてしまったら村では治せないから。そうなのか。鉄の他には町でしか売っていない薬も。薬か。村では普段薬草を使うの。でも急病になった時には町で売っている薬がいる。そうか。薬も貴重なんだな。ええ。 船が運んでくる。でも薬は高いからたくさんは買えない。そうなのか。シェンファ。 何? 村のことをもっと教えてくれないか? もっと? そうね。八ヶ村にはいくつもの言い伝えがある。言い伝えがあるのか。ええ。何百年も続く古い村だから たくさん残ってる。どんな?そうね。寮の育ったところにはどんな言い伝えがある?俺の?あるといえばあるけど。教えて。そうだな。 Ah, vedi, ci sono delle effettivamente sono delle
storie del folklore giapponese. Kappa no hanashi ga aru na. Kappa? Kawa ni sunderu yōkai da. Atama no ue ni osara ga atte, senaka ni koura ga tsuiteru. Atama ni osara? Atama no osara ni mizu ga haitte nai to shinde shimau nda. Hen na no. Ah, sou kamo na. Ryō wa mita koto aru no? Iya, mita koto nai yo. Iitsutai dake da. Sou ne. Demo, hontou ni kawa ni sundetara tanoshisou. Tanoshisou ga. Wakare michi ka. Ryō. Hm? Chotto toumawari ninaru kedo, kono saki ni kirei na hana ga ippai no basho ga aru. Hana? Un. Itte miru? Ryō. Sou da na. Sekkaku da. Itte miru ka. Ee, kocchi. Tsuite kite. E certo, che fai? Gli dici di no, Shenhua, scusa. Shenhua. Continuiamo a parlare, che sono interessanti questi discorsi. Yama o aruku toki, nomimizu wa dou suru nda? Kono atari o aruku no nara, mizu no shinpai wa iranai. Kawa ya waki mizu no deru izumi ga ikutsu mo aru kara. Sou ka, kawa no mizu wa nomeru no ka? Daijoubu yo. Nodo ga kawaita nara, ryou mo nomeba ii. So, watashi no ie ni tsuitara, ido no mizu mo nomeru. Ido mizu ka. Mura de wa minna, ido mizu o tsukatte kurashiteru. Kawa wa sakana o tottari, kodomo tachi ga asondari suru tokoro. Shenhua mo kawa de asonda no ka? Un. Kodomo no koro, otoko no ko tachi ni majitte yoku asonda. Chichi ni wa naisho de. Donna asobi yo? Minna de sakana o tsukamaetari, mukou gishi made oyoide kyousou shitari. Angai genki dattan da na. Sou ne. Mite, Ryō. Kirei de shou? Ah, sou da na. Kirei da. Mae ni koko o toutta toki wa mada tsubomi datta kedo, ima wa mou mankai. Sou ka. Ikimashou. Mada kono saki mo hana ga ippai yo. Ah. Shenhua. Nani? Na no hana ga konna ni? Un. Koko ni saiteiru no wa minna sou. Ryō no kuni ni mo aru no ne. Ah. Hontou ni takusan saiteru na. Chiisai koro wa nano hana batake o mitsuketara takusan tsunde kaetta. Sou nano ka? Un. Ie de taberu. Taberu no ka? Naruhodo na. Sore ni tane kara wa abura mo toreru. Ore no ie no chikaku ni mo takusan saiteru tokoro ga atta. Sou. Watashi wa nano hana mo suki da kedo, ichiban suki na no wa hoshi miso. Ryō, shitteru? Hoshi miso. Hajimete kiita na. Donna hana nan da? Tsuki miso yori mo chiisakute, hissori to hana o sakaseru. Shitteru hito wa sukunai. Demo, watashi wa suki. Hoshi miso ka. Doko ka de mitsuketara, Ryō ni mo oshiete ageru. Ah. Shenhua. Nani? Hana ka. Konna fuu ni hana o nagameru no wa hisashiburi da. Ryō no suki na hana wa nani? Ore wa hana no koto wa amari. Sou nano. Dakedo oyaji wa yuri no hana ga suki datta. Ryō no otousan ga. Ah. Itsu datta ka Harasaki ga motte kite kureta. Mata Harasaki tte hito no hanashi? Ne? Iya, Harasaki no hanashi janai. Ah. Sou ne. Otousan ga suki datta yuri no hanashi ne. Ah, ima demo yuri o miru to oyaji o omoidasu. Dare demo omoide no aru hana wa aru no ne. Ah. Dou shita no, Ryō? Fushigi na katachi no ki da na. Kore wa kumo no ki. Kumo? Mura de wa sou yonderu. Eda ga kumo no ashi mitai de shou? Sou ieba niteru na. Mura e kaeru toki, kono ki ga mieru to sukoshi hotto suru. E? Hakkason e no michi wa koko de chodo hanbun. Kono ki ga mejirushi na no.
なるほどな。さあ行きましょう。村はこっち。シェンファ。何？リョウ。随分遠回りしたけど、シェンファは疲れてないか？私は大丈夫。慣れてる道だから。そうだったな。リョウこそ大丈夫？少し休む？いや、大丈夫だ。それより先を急ごう。焦らなくても大丈夫。この道は？シェンファの知ってる道だったな。うん、この先。道の途中に綺麗な泉があるの。もし疲れたら、そこで一休みすればいい。泉か。よし、行ってみよう。うん。シェンファー。何？ハッカソンにはどんな言い伝えが？そうね、言い伝えはいくつも残ってる。じゃあ、白い鹿が守り神というのもそうなのか？うん。どんな話なんだ？ずっと昔に日照りが続いて、とうとう山火事が起こった。そして村が炎に囲まれた時、一頭の白い鹿が現れた。白い鹿が？その白い鹿は村人たちを山奥の泉へと導いたの。泉に？そう、その泉のおかげで村人は山火事から逃れることができた。それで村の守り神なのか。それからも白い鹿はたびたび現れて村の危機を救ってくれたって。不思議な話だな。村の人はみんな信じてる。私も。シェンファー。何？ハッカソンへはあとどれくらいかな？この辺りが洞窟から村までのちょうど半分。そうか、あとはシェンファーに任せる。うん、私についてくればもう大丈夫。道は分かっているから。ああ、そうだな。In queste due puntate, ragazzi, ci sarà poco commentary perché voglio farvi sentire i dialoghi. Spero di sottotitolarli bene, ragazzi, perché sono parecchi. Chiedo che ormai abbiamo chiesto tutto a Shenua, quindi ci limiteremo a seguirla fino ad arrivare al villaggio. また分かれ道か。リョウ、何してるの？え、ああ、また道が分かれてるな。もう、私についてくれば大丈夫。こっち。ああ、そうだったな。Beh, giustamente seguiamo lei. Lei sarà mille volte più esperta di questo territorio, dato che ci vive e ci è cresciuta praticamente. Io sono veramente curioso poi di come finirà il gioco. Perché io anche del terzo ovviamente sono blind, quindi sono veramente curioso di capire dove si andrà a parare. Izumi ka. 水の色がこんな。この泉は五色泉っていうの。五色泉？昼頃から夜にかけて泉の水が5つの色に変わるの。だから五色泉。不思議な泉だな。あ、もうすぐ色が変わる。見て、リョウ。どうしてこんなことが。どうして？今まで不思議に思ったことはなかった。そうなのか。
ぎましょう、リョウ。ああ。ここも土砂崩れか。別の道を探すしかないな。ごめんなさい、リョウ。え？私についてくれば大丈夫なんて偉そうに言ったのに。気にするな。うん。さっきの分かれ道まで戻ろう。ええ。こっちへ進むしかないな。そうね。よし、ここからまた俺が先に行こう。わかった。リョウに任せる。Ok, perfetto. Siamo di nuovo in cammino. Bellissimo, tra l'altro, quello stagno che cambia colore. Chissà come mai cambia colore, tra l'altro. Credo forse per i minerali che ci sono all'interno. Credo. Non sapete, di solito quando magari, che ne so, in un lago o in un fiume ci sono dei residui di ferro, di solito tendono ad avere un colore rosso, no? Magari in quello stagno c'è qualche minerale che lo fa cambiare, non lo so. Però è molto molto bello. Ed è bello anche come gli abitanti del villaggio non si diano una spiegazione a livello, una spiegazione razionale. Molto molto bello. Sto ripetendo molto molto bello dall'inizio del video, ragazzi, scusate. E qui c'è un bivio. Proviamo ad andare di qua. Ah, ma te, Ryo. どうした、シェンファ。これ、薬草なの。薬草？そう、父の病気によく効くの。え？お父さんの？ごめんなさい、待たせちゃった。ああ、行こう。Il padre di Shenhua forse è malato? Credo sia anziano. Quindi immagino che gli servano delle medicine. Per questo ha raccolto delle erbe, credo, eh. Qui c'è un altro bivio. Credo che ci convenga andare di qua, però. Qui siamo a un vicolo cieco. Quindi abbiamo sbagliato strada. Ok, probabilmente dobbiamo andare dall'altra parte. Allungo un po' il passo, ragazzi, perché comunque vorrei arrivare al villaggio. どうしたの、リョウ。これはさっきの薬草だな。向こうにもあるな。あ、こんなに薬草がこんなにたくさんあるなんて。これくらいかな。うん、これで父も助かるわ。よかったな、リョウのおかげ。あ、いや、本当にありがとう。先を急いだ方がいい。OK、 c'è stato un momento di imbarazzo.
bene. Un altro bivio. Ma io seguo nuovamente la natura che finora mi ha sempre portato al sentiero corretto. Speriamo non mi tradisca adesso. E infatti ci ha fatto girare intorno. In tondo. La natura mi ha tradito. Beh, non potevo azzeccare tutte le strade al primo colpo, sarebbe stato veramente... È cambiato il sentiero, adesso è più roccioso, anche il paesaggio. Forse ci siamo. Shenhua ci sta seguendo. Un altro vicolo cieco. Dove stanno? Qui è il domani da. Già, poca non mi ci è ico. Ah. Cavata che schidana. Iwa ga hashi no you ni natte, ikutsu mo tsunagatteru no. Keirin dewa, konna keshiki ga achikochi de mirareru. 初めて見た時は私も驚いたけど。まるで人が作ったみたいだ。そうね。長い長い時間をかけて風と水が岩の形を変えていく。そうか。狭いけど、なんとか渡れそうだ。ええ。でも足元に気をつけて。ああ。落ちたらおしまいだな。 ゆっくり渡れば大丈夫よ。行きましょう。ああ、俺が先に行こう。 Ok, andiamo piano. Tra l'altro, cioè, è stupendo sto paesaggio. Veramente sembra artificiale. È incredibile che si sia formato naturalmente una cosa del genere. E io spero che una cosa così esista veramente, perché è stupenda. Madonna, mi sono cagato sotto, ragazzi. Mi è preso un colpo. Non me l'aspettavo quel quick time event. Qui per forza di cose...足が途切れてる。落ち着いて飛べば大丈夫。ああ。量も早く。ああ。さあ、行きましょう。道は続いている。 よし。 ハッカソン。よ、行きましょう。ああ。このまま行けばいいんだな。うん。よし、行こう。
Perfetto, dovremmo quasi esserci in teoria. Questo è... Nanda? Questo è Sekishio. Sekishio? Wakare michi ni oku Jugoku no furui michi shirube. Michi shirube? Già. Itsumo no michi ni modoreta. Kono saki wa shitte iru michi. Soka. Koko kara mura made wa mou touku nai. Ikimasho. Watashi ni tsuite kite. Ah. Senfa. Nani? Ano Sekishio, Hong Kong demo mita na. Sekishio wa Jugoku no doko ni demo aru mayoke na no. Mayoke ka. Un. Tabi no anzen o oinori suru. So ka. Sore de michibata ni aru no ka. Ee. Toku ni wakare michi ni. Wakare michi ni? So. Warui rei ga yatte kita ra 村の方へ来ないように守ってくれるって子供の頃に教わった。そういえば香港でも町の入り口に置いてあった。そうでしょ。他に子供が病気になった時にもお祈りする。子供？そう。小さい頃私が熱を出すと村のおばあさんがお祈りしてくれたんだって。村にもあるのか。うん。村の道が交わるところに置いたり 自分の家の壁に掘ってある家もある。あちこちにあるんだな。そう。 Infatti ragazzi, se vi ricordate, all'entrata del dojo del dojo di Li Shao Tao c'erano queste due statue di questi leoni. E io vi dissi appunto che erano una sorta di guardiani, di protettori. どうした、シェンファー。この分かれ道どっちだったかな。迷ったのか。ううん、大丈夫。どっちに行っても村には帰れる。ただ。ただ？どっちかの道が遠回りになる。よく似た道だから見分けがつかなくて。よし。じゃあ俺が決めよう。そうね。そうして。 Oddio, non saprei, proviamo a destra, che ci sono i fiori rossi. Kocchi no michi e itte miyou. Un. È bello vedere come appunto il gioco poi ti spieghi anche queste cose sul folklore e sulla cultura locale, molto molto interessante, veramente capolavoro, scemo, basta ragazzi, non c'è niente da dire. Senfa. Nani? Sakki no dosha kuzure wa ittai dou naru nda? Ie ni kaetta ra sugu chichi ni tsutaeru. Ano mama ni wa shite okenai daro. Un. Mura no minna de michi o moto dori ni suru. Sou ka. Taihen da na. ええ。でも何年に一度かは必ず起きること。仕方ない。それに悪いことばかりじゃない。え、どういうことだ？村のみんなが力を合わせて道を直す。大変なことだけど、通れるようになった時にはみんなで喜び合う。そうか。村の人たちの絆が強くなるってことか。そう。村に戻ったら大人たちはお酒を飲んで歌を歌ってお祝いする。 みんなそれを楽しみにしてる。だから力を合わせて頑張る。なるほどな。Bellissimi questi dialoghi, ragazzi, veramente. Spero di aver scelto il sentiero giusto, ragazzi. Entrambi portano al villaggio, però se abbiamo scelto quello più comodo e veloce sarebbe anche meglio, ecco. Senfa. Nani? Koko ni wa donna doubutsu ga sunderu nda? Ironna doubutsu ga iru. Kino, ookami ga iru tte yutte ta na. Un.
この山には狼も熊もいる。狼や熊か。シェンファーは怖くないのか。怖くない。危ないことはないから。熊は自らは人を襲ったりはしない。そうなのか。でももし子熊を見かけた時にはすぐに離れないと危ない。子熊を？そうよ。母熊は自分の子供を守るために自分の身を捨てて戦う。子を守るために自分の身を。でも本当は滅多に人を襲ったりしない優しい動物なの。そうなのか。リョウ、村はこっち。ああ。Ok, perfetto. Non sapevo sta cosa degli orsi. Io pensavo che fossero, cioè che attaccassero le persone, invece molto interessato. Sto imparando più da Shenmue che veramente è incredibile questa cosa, ragazzi. Mi spiace che queste puntate siano un po' prive di commentari, ma il gioco parla da sé, ragazzi. Io ve lo ripeto, ragazzi. Giocate Shenmue. Assolutamente. Dovete recuperarlo, dovete giocarlo, non avete scuse. Sta su PC, sta su PlayStation 4, sta su Xbox. Ovunque. Un altro sentiero come quello di prima. Con le montagne. Faccio anche un po' di foto. Mm? 何の音だ？滝の水音みたい。左の道から聞こえる。滝があるのか。ううん、この近くに滝なんてなかったはず。じゃあ、あの音は。わからない。見に行ってみる。そうだな、行ってみるか。うん。わあ、枯れた川に水が戻った。え、見て、この川にはもういくつきも水が流れていなかった。そうか、この滝の音だったのか。でもどうして急に水が。昨日の雨、あの雨が滝になって川に流れ込んでいるの。あの雨がこの滝に。うん、激しい雨が上がった後はあちこちに小さな滝ができる。そうなのか。川は利口に向かう。村はこの上流よ。
Yoshi, iko. Ora ragazzi, io non sono un esperto e non vorrei dire cavolate, quindi prendetela con le pinze questa cosa. Però se non sbaglio, nel buddismo è molto sentita, è molto sentito il legame con la natura. Cioè, un fondamento del buddismo è appunto il legame con la natura. Un po' anche come lo shintoismo, che è sempre, che deriva sempre dal buddismo, appunto. Credo, ragazzi. Quindi è bello che ci sia anche questo tipo di cultura all'interno di Shenmue, dato che siamo in Cina. Ripeto, ragazzi, stupendo. Non so veramente cosa posso dire di più. Tanto se il giocatore sceglie di non andare, poi si perde anche questi paesaggi, queste cose stupende del gioco che mette a disposizione del giocatore. Poi io adoro questo stile grafico, a me lo stile grafico che sia con l'RTX, che sia in 8-bit, non mi interessa, se mi piace, questo è troppo stupendo. もうすぐ森を出る。ああ。ここまで来れば、あと少し。行きましょう。 りょう、家はすぐそこよ。そうか。シェンファー、ハッカソンはもう近いのか。村の人たちが住んでいるところまではもうちょっとある。そうなのか。でも、 私の家はこのすぐ近く、この小さな丘を登ったところにあるの。私の家に寄って行って。でも、俺はハッカソンへ。寮には命を助けてもらった。そのお礼をしたいの。え？家で休んで行って。いいでしょ？ああ、分かった。うん。さあ、ついてきて。もう少しで家に着くわ。 Cioè, ma è stupendo questa cosa. Kokoyo? この木は？シェンムー。え？シェンムーという木よ。シェンムー。毎年この季節になると、綺麗な花を咲かせる。そうか。私にとっては大切な思い出の木。 今年もまたシェンムーの木いっぱいに花が咲いたな。シェンファー、綺麗な花。そうだ、この子の名をシェンファーとしよう。シェンファー、それがいいですわ。シェンムーの木がきっと この子を守ってくださる。シェンムーの木に咲く花がシェンファ。え？そう、私の名前。
俺の家にも春に花を咲かせる木があった。寮の家にも？桜という木だ。薄桃色の花が枝いっぱいに咲く。桜。寮もその木に思い出が？ああ。行きましょう。こっちよ。どうした、シェンファ。子供の頃、あのブランコでよく遊んだの。シェンムーの花が咲く頃になると、毎年。ここはもう八花村なのか。ええ。ここは村の外れなの。そうか。シェンファーはお父さんと二人暮らしって言ってたな。うん、家族は父だけ、母はいない。寮は？お袋は俺が小さい頃にはもう。お父さんは？親父ももういない。ごめんなさい、私。いや、いいんだ。シェンファーのお父さんってどんな人なんだ？頑固だけどとても温かい人。頑固で温かいか。リョウ、お前がまだ眠ってる時間から農家の人は働いている。人参の収穫も一本一本丹念にな。それをお前は粗末にできるのか？ん？僕、食べるよ。どうしたの？いや、何でもない。私も。え？本当の父は死んでしまったらしいの。死んだ？ええ、お母さんと一緒に。そうだったのか。でも私は本当の両親のことは覚えてない。どうして命を落としたのかも何も知らないの。今のお父さんは？両親に代わって私を実の子のように育ててくれた。もちろん私も本当のお父さんだと思ってる。たった一人の私の大事な家族。そうか。でも小さい頃はよく父を困らせたわ。え？ダダをこねたの。お母さんや兄弟が欲しいって。兄弟か。リョウはいるの？兄弟はいなかったけど、福さんって人がいた。いつも一緒に鍛錬して。鍛錬？親父から武術を習っていたんだ。二人ともよくしごかれた。汗だくになってよく喧嘩もした。本当の兄弟みたいに。そう。俺が香港に行けるようにいろいろ協力してくれた。いいな。え？そんな人がいてくれる寮が羨ましい。ああ、本当の兄弟じゃないけど、俺にとっては大切な家族だ。うん。
あの木、シェンムーの木。ああ、ずいぶん大きな木だな。うん、とても古い木なの。父のおじいさんが子供の頃にはもうあれぐらいあったって。そうか。もう何千年も生きている木。何千年も。シェンムー、どうしたの、リョウ。気のせいかな。え？何かを感じるような気がする。感じる？古くて大きいってだけじゃない。うまく言えないが、魂が宿ってるような。本当に？リョウも本当にそう感じるの？え？ああ。私も小さい頃からずっとそう感じていた。シェンファーも？子供の頃、あの木の下で遊んでいた時、シェンムーの木に包まれているような気がして、一人でも全然寂しくなかった。俺にも分かるような気がする。うん、今こうしてる間もあの木に見守られているような。いや、ずっと前からあの木を知っていたような。不思議な気持ちがしてるんだ。もうすぐ日が暮れる。今日は泊まっていった方がいいのか？ええ、助けてくれたお礼を少しでもしたいの。私は夕食の支度をするから待っていて。それまで一休みするといいわ。ああ、ありがとう。そろそろ食事ができたかな。台所に行ってみるか。Ciao ragazzi, Shenmue è l'albero. È l'albero. E Shenmue sono i fiori dell'albero. E noi probabilmente lo percepiamo come, cioè come un elemento importante, come se lo conoscessimo già da tempo. Per quella sorta di profezia che recitava Shenmue all'inizio del gioco. Ryo, suatte. Ah. これくらいしかできなかったけど。いや、うまそうだ。たくさん食べてね。この肉は？ウサギ。え？裏山に罠を仕掛けて取ったの。そうか。美味しいでしょ？ああ、そうだな。ゆっくりくつろいでいて。この家のどこでも好きに使っていいから。ありがとう。大したものじゃないけど、父がこの辺りで集めたものがあるから、よかったら見ていて。ああ、そうする。No, io voglio assolutamente esplorarla la casa. あまり関係なさそうだな。なあ、どうしたの？ちょっと後片付けをしたいの。一休みして待っていて。ああ、そうするよ。もし疲れたのなら先に寝室で休んだ方が。寝室？いいのか？うん、遠慮しないで。よし。綺麗に片付けてあるな。
茶碗があるな。Vediamo qua. この本は星座の本よ。星宿が書かれている。星宿？人の運命に関わる星のこと。例えば北斗七星もそう。北斗七星が？北斗は死を司る神様って言われているわ。死を司る神。北斗が瞬く夜は良くないことが起きるって。昨日の夜もそう。北斗七星を見ていたら何か胸騒ぎがして。胸騒ぎ？だから寝つけなくて歌っていたの。そうだったのか。Veramente molto interessante, ragazzi. Honto, Suzuri ni fude. Shenfa no mono ka? か父が作ったの。私が赤ん坊の頃、シェンムーの枝で。シェンムーの木で。この笛の音を聞くとどんな時でも泣き止んだって父が言ってた。子守歌みたいだな。うん。Quindi lei smetteva ogni volta di piangere da piccola quando suo padre gli suonava questo flauto intagliato con un ramo di dell'albero Shenmue. 不思議な置物だな。鍾乳石で作ったケイリンの山。鍾乳石ってこの辺の洞窟で？石切り場から持ってきたの。父は石を見るのが好きだから。石を？声が聞こえるんだって。私には分からないけど。石の声か。Che tra l'altro queste sono le stesse pietre che abbiamo visto all'inizio quando siamo arrivati qui. Che volevo comprare ma non potevamo, purtroppo. いろんなものが入ってるな。これは どうしたの？同じだ。この図面は？古くからこの家に伝わってるって父から聞いたわ。でもそれ以上のことは何も話してくれなくて。亮、この鏡は一体？昔親父に託されたものだと聞いた。亮のお父さんに？この石は八ヶ村でしか取れない唐が緑石。唐が緑石？どうしてこの鏡が日本に？わからない。父なら何か知っているかもしれない。お父さんは今どこに？石切り場にいるわ。そこで唐が緑石を。どこにあるんだ？ここから一つ山を越えたところにあるの。何かを完成させると言ってもう何日も石切り場にこもりきりなの。俺をそこへ案内してくれ。明日の朝食事を届けに行くから、その時一緒に。わかった。
Cioè, quindi gli specchi appartenevano alla famiglia di Shenhua. E probabilmente sono stati creati da... credo i suoi antenati. O dai propri... o dai suoi genitori. Che magari sono stati uccisi da Lan Di perché voleva impossessarsene. Però Lan Di ha cioè, noi sappiamo che lui è uno che ha ucciso una persona, che ha ucciso nostro padre. L'ha ucciso per vendetta. Non sappiamo se Lan Di effettivamente è un cattivo. Cioè, ha tutta le sembianze. Cioè, sembra proprio essere un cattivo. Però mi stanno venendo un sacco di dubbi, un sacco di teorie. Io voglio sapere assolutamente. Però noi dobbiamo adesso salvare e salutarci, ragazzi, perché è da parecchio che sto registrando. La scorsa volta ci eravamo lasciati con una svolta molto imprevista, ovvero che gli specchi a quanto pare appartengono alla famiglia di Shenhua. Il padre sicuramente saprà dirci di più. Che, ricordiamo, non è il suo vero padre, ma è il padre adottivo, perché i suoi genitori sono misteriosamente morti. Shenhua. Ah, Ryo, ohayo. Ohayo. Ima, obento no junbi o shiteiru no. Mou sukoshi mattete. Omatase. Chichi no tokoro e ikimashou. Ah. Kocchi yo. Watashi ni tsuite kite. Ah. Shenhua. Nani? Sono ishikiri ba tte donna tokoro nan da? Doukutsu no naka nano. 洞窟をたどるとホールがあって、いつもそこにお弁当を届けているの。その先にももっと大きなホールがある。その先にも。ええ。でも父はその中に入れてくれないからどんな場所なのか私にはわからない。でも塔が緑石の石切り場だとは聞いている。塔が緑石。そう。寮の持っている あの鏡と同じ石、リョウ、聞いていい？なんだ？その鳳凰の鏡のことなんだけど。ああ。父の部屋にあった図面には龍の模様もあったでしょ？ああ。俺の親父はもう一枚龍の鏡も持っていた。その龍の鏡は？乱帝という男に奪われた。親父はその時に殺されたんだ。殺された？そうだ。 まさか鏡のために亮のお父さんが え? 鏡のために? 裏に伝わる話昔皇帝の勅命で塔が緑石の鏡が何枚か作られたのでもその鏡に秘められた力を手に入れようとして時の権力者たちが鏡を奪い合いある者は命まで落としたって ここが峠よ。シェンファーはいつもこの道を。うん。あ。どうした？いつもと違う。何が？鳥たちが一羽もいない。え？ここは渡り鳥が羽を休める場所。いつもは鳥たちが集まって楽しそうに話してる。なのに今日に限っていないなんて。 何かあったのか? 分からない。でも
シェンファ？胸騒ぎがする。リョウ、急ぎましょう。わかった、行こう。ここよ。中は暗いからこれを持って。石切り場はこの奥よ。私についてきて。ああ。Io ragazzi sento puzza di landie. シェンファー、石切り場は。石切り場はこの奥。父はいつもそこにいる。とにかく奥へ。ああ。Anche questi posti così al buio, ragazzi, sono veramente molto molto belli. Kokoyo? Itsumo koko ni shokuji o motte kuru no. Oto-san?お父さん、どうしたのかしら。いつもならすぐ出てくるのに。奥を見てくる。お父さん、お父さん、おかしい。いつもここにいるのに。他に心当たりは？確かこの奥に扉が。この奥に？こっち。Sono sia io che Rio siamo preoccupati, almeno vedo, noto Rio che essere preoccupato per il padre, lo sono anch'io, ho paura che sia successo qualcosa di brutto. Ripeto ragazzi, sento puzza di Landy, non so perché. これか。扉が開いている。いつもは鍵がかかっているのに。この向こうには何が？わからない。父は一度も中に入れてくれなかった。もしかすると、この中に。行こう。ここは。
窟の奥にこんなところがあったなんて。リョウ、うん、見て、道が続いている。とにかく奥へ行ってみよう。Cioè ragazzi, ma questo posto è incredibile. Ripeto, Dreamcast. È incredibile. Voglio assolutamente vedere cosa c'è. Sefa. ええ、シェンファへ。私の役目は終わった。我ら一族に託されし法王が今完成した。村に伝わる定めの時が来たのだ。シェンファよ、かの法王を携えし者と、その証を確かめるのだ。そしてその者に身を委ねよ。共に行くがよい。お前に家伝の七星剣を授けよう。その剣を私と思い身につけるがいい。私はいつもお前を見守っている。七星剣。携えし者、その証を確かめる。その証って。わからない。でもきっとここに何か手がかりがあるはず。シェンファ、探してみよう。ragazzi。Quindi lui come faceva a sapere che noi saremmo arrivati qui con lo specchio della Fenice? Ma questi sono gli specchi? Hanno la stessa forma. Coreo. Shichiseiken no moyou to onaji. Ryo. Sou ka.
Mite Ryo. Nanda are wa? Itte mio. Ma che diavolo sta succedendo, ragazzi? Io non so neanche come commentare, vi giuro. これは その者東の戸津国より海を渡りて現れり若者姫氏から未だ知らず彼女滅ぼすことも彼女願い叶えしことも。その者勇み立つ時我を求めん共に荒野の道を行かん待ちて願え開口は 我の古より定めなり地より現れし竜が黒雲をいざない天を覆うも舞よりし鳳凰その翼によりて四風を生むがごとく漆黒の世は広がりしも明星は一つ灿爛と輝く。その歌は 村に古くからある言い伝え。おお、携えし者。
No, io non ci posso credere. Abbiamo finito Shenmue 2. Ragazzi. Mio Dio. E finisce così? La gente ha veramente aspettato 18 anni, quanti anni sono passati? Ha aspettato tutto questo tempo, più di 10 anni, per avere Shenmue 3, un seguito. Ragazzi, io non ho parole, non riesco veramente, sto lacrimando, è stato veramente qualcosa di stupendo, magnifico questo Shenmue 2, io veramente non ho parole. Ragazzi, godiamoci i titoli di coda e ci vediamo dopo per parlare un pochetto, ecco. We'll be right back.
Ok, eccoci qui. Si era anche chiuso, cioè chiuso il gioco praticamente. Quando finisci e fai l'ultimo salvataggio, il gioco si chiude. Stupendo. Ragazzi, io sono veramente senza parole. Abbiamo iniziato la saga di Shenmue con il primo capitolo, Free, la prima puntata, chiamata Free, elogiando l'aspetto tecnico del gioco, e abbiamo finito Shenmue oggi elogiando la trama. Shenmue è un capolavoro videoludico. Se già pensavo questo alla fine e durante il gameplay del primo capitolo, adesso che abbiamo giocato e vissuto anche il secondo, non posso che esserne ancora più convinto di questa cosa. Shenmue è un capolavoro videoludico, e per Shenmue intendo i primi due capitoli, intendo la saga di Shenmue prima del terzo. È stato veramente un'esperienza incredibile, un viaggio memorabile, e un'esperienza che io veramente vi invito a fare, perché è bellissimo Shenmue. È veramente un gioco della Madonna. Una pietra miliare all'interno del, veramente, del panorama videoludico, che non ricapiterà mai. Tutto merito poi, appunto, di Yu Suzuki, un genio. Ci siamo praticamente... abbiamo finito il gioco con ancora un sacco di misteri. La situazione con Landy non è ancora risolta, il mistero dei due specchi non è ancora stato svelato. Sappiamo soltanto che facciamo parte di questa profezia e che siamo legati a Shenmue in qualche modo. Ora però, cosa ci aspetta? Questo lo scopriremo quando giocheremo il terzo capitolo, che ovviamente porterò, ragazzi. Per quanto riguarda il terzo capitolo, io non so nulla, sono blind. So soltanto due cose, che è stato criticato molto per due fattori. Il primo, la prima critica, che secondo me è quella meno grave, almeno per quanto riguarda me, è che le meccaniche di gioco sembrano essere rimaste un po' a quelle dei vecchi Shenmue, quindi del primo e del secondo Shenmue. Perché la critica meno grave, secondo me? Perché a me sinceramente non dispiace la cosa. Sono contento che siano rimasti un po' alla vecchia anima di Shenmue. E la critica più grande, che secondo me è quella più giusta, probabilmente, poi lo confermeremo insomma quando andremo a giocare, è che la trama purtroppo non è molto incisiva e non va a dare le risposte che cerchiamo. Infatti il gioco comunque non è finito. Ci dovrà essere un altro quarto capitolo, che tra l'altro mi sembra dovesse uscire quest'anno, però non lo so se è già uscito, se deve uscire o se uscirà il prossimo anno. Fatto sta che sono blind, lo andremo a vivere e a giocare insieme, e non vedo veramente l'ora. Ma prima di giocare a Shenmue 3, naturalmente porteremo altre cose sul canale. Per ora ho in programma di portare, appunto, di continuare, di ultimare la saga di Ape Escape, quindi probabilmente porterò Ape Escape 3. In più continuerò la saga di Penumbra, portandovi Penumbra Black Plug, nella stessa maniera in cui vi ho portato Penumbra Overture, che tra l'altro sta uscendo adesso, dato che io comunque sto facendo tutto prima, dato che Shenmue 2 richiedeva la lavorazione di sottotitoli, quindi per non avere rallentamenti ci ho lavorato prima. Adesso sta uscendo la serie di Penumbra, vedo che vi sta piacendo, quindi spero vivamente che possa piacervi anche Black Plague portato nella stessa maniera. E poi vi porto una nuova saga che vi spoilererò, che vi dirò, ecco, facciamo in maniera più semplice, vi dirò probabilmente finito Ape Escape. Non voglio ancora dirvi nulla,
Però per i nuovi iscritti che hanno potuto vedere il trailer del canale, perché il trailer del canale è messo non in elenco e lo potrete vedere soltanto se non siete iscritti, se siete nuovi arrivati sul canale, alla fine del trailer questa saga viene presentata tra i progetti futuri. Quindi chissà quale sarà. Ragazzi, veramente mi piange il cuore. Per citare le Iene, però vabbè, no, la frase comune. Comunque, mi piange il cuore, però veramente siamo arrivati alla fine di Shenmue 2. E veramente ancora non riesco a credere che la gente abbia dovuto aspettare, che i fan di Shenmue abbiano dovuto aspettare così tanto tempo per avere il seguito. Perché io voglio giocarlo subito Shenmue 3. Cioè, lo voglio scoprire subito che cosa, come va, come continua. Ma aspetterò anch'io. Sicuramente non potrò capire, perché la mia attesa non sarà uguale a quella dei veri fan della saga. Però sappiate che vorrei proprio aprirlo adesso e giocarlo. La voglia è molta, è tanta. E purtroppo siamo arrivati alla fine di Shenmue 2, quindi dobbiamo salutarci. E riprenderemo Shenmue 3 in futuro. Probabilmente sempre, forse quest'anno, non lo so. Vedremo, dipende dai progetti, dalle impegni vari, eccetera, insomma. Ma sappiate soltanto che Shenmue 3 io ve lo porterò sicuramente. Perché non possiamo lasciare la saga conclusa così a metà, no? Quindi ragazzi, io non so ancora come è andata questa serie, perché non è ancora uscita. Io spero vivamente che il lavoro dei sottotitoli sia di vostro gradimento, perché io ragazzi non sono un adattatore, non sono un traduttore, è una cosa amatoriale e spero possa, diciamo, permettere la fruizione della serie a tutti. Per questo io l'ho fatto, per un legame affettivo che ho verso Shenmue, che adoro, e ho voluto portarvelo in maniera che tutti potessero guardarlo. Quindi non si ripeterà la cosa dei sottotitoli per tutti i giochi. Per Shenmue è stato un caso particolare. Quindi ragazzi, io spero vivamente che la serie vi sia piaciuta. Come abbiamo detto, come ci è stato detto all'inizio del primo Shenmue, la saga continua, la saga è inizio. E qui la saga non finisce, ma continuerà su Shenmue 3 e su Shenmue 4, che ancora deve uscire, sperando che si concluda, anche se mi mancherà molto Shenmue, devo dire. Io vi ringrazio per l'attenzione, per la visione, per la compagnia e per l'estremo supporto, veramente ragazzi. E noi ci vediamo alla prossima serie. Ciao a tutti ragazzi.